Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Dario Bagatin, che mi chiede di parlare del film del 2006 di produzione americana Altered, Paura dallo spazio profondo di Eduardo Sanchez, che era uno dei due della coppia che aveva fatto i miliardi con The Blair Witch Project, che qui ci riprova con un film da 8 milioni di dollari, quindi chiaramente sempre basso budget per essere in America, ma chiaramente ben più alto di Blair Witch Project, per un classico fanta horror che ha dalla sua alcune buone intuizioni e che, nonostante non sia assolutamente originale, però riesce a divertire nella storia di questi tre amici che inizia il film, sono nel bosco armati, riescono a catturare un alieno per portarlo a casa di un quarto amico dove, che è sposato con la moglie, che non li vuole fare assolutamente entrare. I nostri portano però alla fine l'alieno dentro questa casa e noi scopriamo che 15 anni prima dovevano essere stati tutti rapiti appunto da questi alieni che si vogliono vendicare. E il problema è che il nostro alieno in realtà ha poteri telepatici non da poco, e che i suoi amiconi, insomma, per cercare di farsi vendetta anch'esso. Quindi un film tutto sommato interessante, una specie di film sull'abduction, dove l'abduction lo vediamo pochissimo, ma che funziona abbastanza bene, prima di tutto per i buoni effetti speciali analogici, quindi il mostro è veramente ben fatto, poi perché c'è una discreta tensione, il nostro Sanchez sa dove mettere la macchina a presa, le riprese sono ben fatte, gli attori, seppur sconosciuti, il loro lo fanno in una faccia abbastanza credibile, e in tutto il film funziona in molte parti proprio per questa commistione fra thriller, fantascienza e momenti splatter che esplodono quando devono esplodere. Quindi per me è un film classico di genere che io ho visto 6.000 volte perché mi diverto troppo. A me, se avete film con modello La Cosa, col mostro assassino che ammazza tutto quello che cammina, e niente male. Quando poi gli umani sembrano essere cattivi quasi quanto gli alieni, è un film che è un'idea che mi piace sempre e comunque. Quindi un film che funziona ma stando al gioco, nel senso è un film che sicuramente non inventa niente di nuovo, ma che riesce ad avere una bella musica, una discreta fotografia che incornicia il tutto abbastanza bene, rende il tutto abbastanza cupo e a tratti anche gotico, con dettagli di luce niente male. Certo, ripeto, il film scritto da Jamie Nash su sceneggia e su soggetto di Sanchez non è che abbia proprio un granché di originalità, c'è cioè un miscuglio di tantissimi film, però tantissimi film di serie B che io ho amato, e quindi non posso dire che non mi sono divertito anche con questo Altered, perché è uno di quei classici film arrivati dal nulla. Insomma, Sanchez chiaramente dopo Blair Witch Project si sapeva che non è che fosse proprio Kubrick, però riesce a costruire comunque discretamente la tensione, riesce a mettere su un baraccone che diverte, ecco, e soprattutto diverte grazie agli effetti splatter, a cercare due o tre idee di messa in scena che sono veramente male, ha un buon non sono veramente male, ha un buon finale ed ha una serie di paio di colpi di scena che sono messi veramente al punto giusto. Poi per il resto, chiaramente, film di genere puro che può garbare agli amanti del genere questo, ovvero Abduction più o Alieno Assassino Modello La Cosa. Per me vale la pena sempre vedere un film del genere, quindi io mi sono divertito a bestia, nonostante mi renda conto dei difetti oggettivi di un'opera che sicuramente non ha tanto da dire, ma che è quello che dice comunque, anche se pochissimo, lo dice con idee magari di riporto, ma che sono sempre idee, quindi per me vale la pena dare un'occhiata a questo film, e anche per un certo tipo di ritmo che comunque non va mai a scemare, e quindi il film rimane sempre comunque interessante e non annoia, e questo non è davvero poco per una produzione di serie B dalla quale non mi aspettavo praticamente un cazzo. Comunque il link è qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate tutto il cazzo che fate di solito per far felice il frusciante Facebook, Instagram, tutte queste cose, e poi ripeto, se amate film con alieni stronzoli con la parte diciamo così oscura di E.T., questo film potrebbe far per voi. E tutti gli altri probabilmente ne possono stare alla larga. Il link comunque è qua sotto. A voi l'ultima parola.